materiale, ma poi è arrivato questo virus che ci ha fatto cambiare un po' programma. Ed ecco così realizzata l'alternativa, ovvero questo momento di condivisione con tutti voi di argomenti che ci riguardano. E oggi trattiamo quello del cambiamento, raccontando le nostre storie, dando i nostri spunti. E prima di iniziare, quattro regole fondamentali. La prima è che saremo qui 40 minuti, non possiamo stare oltre perché la piattaforma non ce lo concede. Abbiamo cinque interventi ricchi di consigli. Quindi armati di foglio e di penna perché ti serviranno. E poi amiamo persone curiose e intraprendenti. Quindi ci aspettiamo da te tutte queste domande inviate via mail a salottopianoalfa@gmail.com per poter poi rispondere nelle settimane successive. Questa era la mia introduzione, sono Alessandro, avrò modo dopo di presentarmi e adesso passo la parola a Giovanna per qualche questione tecnica, se mi manca, e poi a Gloria. Bene, ciao a tutti, sono Giovanna. Allora, io vi do solo due notizie su Zoom, se non lo conoscete. Allora, io attualmente spengo i microfoni di tutti sostanzialmente, quindi se volete parlare fate un cenno e vi apro il microfono, altrimenti ci sono interferenze e non riusciamo a capire bene tutti i passaggi. E abbiamo già detto che la video chat durerà al massimo 40 minuti, anche per non annoiarci. E se avete la necessità di fare delle domande, in basso sullo schermo di Zoom, se mettete il cursore verso il basso, vi apparirà una scritta chat. Se attivate la chat, lì potete scrivere tutte le domande che avete intenzione di fare. Ne scrivo una e dovreste già vedere la chat attiva a questo punto, insomma, ecco. E quindi lì potete fare le domande. Purtroppo oggi non ci sarà spazio per le domande, per cui le riportate qui e eventualmente all'indirizzo email che ha detto Alessandro. Poi nella prossima volta in cui ci incontreremo daremo appunto spazio alle risposte alle vostre domande, insomma, ecco. Questo è quanto, quindi passo poi la parola a Gloria. Bene, allora intanto buonasera a tutti e benvenuti. È così bello essere collegati in un gruppo così nutrito. E, beh, conosco quasi tutti, quindi mi fa estremamente piacere anche salutarvi in questo momento così particolare. Allora, per chi invece non mi conosce, dico due parole. Io sono Gloria Bettini e insieme a Roberta Conte, che vedete collegata, nel settembre del 2018 abbiamo lasciato i nostri posti fissi in banca per fondare Piano Bis. Piano Bis è una rete di consulenti che si occupano soprattutto di accompagnare l'avvio di impresa e le piccole e medie imprese e nella pianificazione economico-finanziaria. Allora, sapete, è passato un anno e mezzo, il che significa che noi eravamo tutte contente, Roberta, a gennaio e febbraio, perché finalmente, dopo il cosiddetto famoso avviamento, che penso tutti insomma conosciamo, stavamo veramente iniziando a raccogliere dei cospicui frutti della semina corposa compiuta i mesi scorsi. Ed ecco che arriva il virus. E penso alla nostra storia. Ma penso anche alla storia delle tante start-up, delle tante imprese in avvio che stiamo seguendo e che si ritrovano esattamente nella nostra stessa situazione. Cioè, magari sono partite o sono lì lì per partire perché stiamo seguendo alcuni progetti che avrebbero dovuto alzare la saracinesca fisicamente ad aprile e non potranno farlo e probabilmente non potranno farlo neanche a maggio e neanche a giugno. E quindi contesto stravolto. Quindi grande fatica, perché poi noi puntiamo molto, per esempio, anche su questo tema dell'adeguata pianificazione, ma l'adeguata pianificazione richiede un'elaborazione di strategie e di azioni che sono molto energivore. E quindi di punto in bianco, situazione stravolta, contesto che cambia e piena consapevolezza perché quanto ce lo siamo detti in questi giorni anche con Roberta, e quindi condividiamo anche con voi questa cosa. La grande consapevolezza che noi torneremo in un contesto che non è più quello che abbiamo lasciato quando siamo stati costretti a chiuderci in casa, con una necessità quindi di ripensarci, di riprogrammarci e
e di riprogrammare tutte le attività che avevamo messo in essere. Allora qua le strade potrebbero essere due, no? Allora uno potrebbe iniziare a dire, oddio, ma no, ma cavolo. La cosa interessante, l'altro giorno eravamo in call e penso Jessica mi ha detto una cosa interessante che vorrei citare adesso, Jessica. E Jessica ha detto, però è anche vero che l'essenza dell'imprenditore è proprio quella di mettersi continuamente in discussione, perché ha scelto di rischiare e di seguire anche un po' il mercato e seguire che l'intuizione che nasce in un mercato che cambia. Ecco, devo dire che oggi ci troviamo di fronte a un mercato che cambia e che è profondamente cambiato e sta cambiando. Le nostre abitudini si stanno modificando. C'è stata un'accelerazione, per esempio, nell'uso del digitale anche da fasce della popolazione che fino a questo momento non lo utilizzavano, che ci porta a interrogarci su un contesto che sarà molto diverso, e penso alle start-up, ma penso anche a ciascuno di noi, ci troveremo a lavorare con clienti o potenziali clienti che avranno delle esigenze diverse da quelle che avevano in febbraio e che già oggi stanno maturando delle consapevolezze e delle scelte di vita diverse. Allora, questo momento, mi viene da pensare, è il momento adatto per sicuramente mettersi in ascolto di un mondo, di un contesto appunto che evolve, ma seconda cosa, per studiare. Questo è un momento per studiare nuovi scenari che, quando riapriremo la porta di casa e usciremo, saranno già realtà, perché le nostre abitudini, i nostri comportamenti saranno già cambiati. Si dice che mediamente un'abitudine, e per abitudine possiamo intendere sia un'abitudine di comportamento che un'abitudine di pensiero, ci mette circa 3 settimane ad instaurarsi, 21 giorni. Beh, noi in casa di tempo ne passeremo più di queste 21 giorni, 3 settimane, il che significa che ci saranno veramente nuove abitudini quando ritorneremo tutti live. E live non qui su Zoom, live spero proprio in carne e ossa. Quindi ecco, cosa fare in questa settimana? Beh, la prima cosa appunto è non arrendersi. La seconda cosa che mi sento di condividere è proprio quella di iniziare a studiare, perché questo scenario è uno scenario di cambiamento e offre quindi nuove opportunità. Bene, io adesso passerei la parola a Roberta. Buonasera a tutti, ciao. Mi piace vedere alcuni volti che non vedevo da un pezzo. Sono proprio felice di rivedervi. Ciao Anita. Gloria mi ha già presentato, quindi non mi presento nuovamente. Quando ci siamo fermate a riflettere su quello che stava accadendo in questo momento, Gloria parlava di un piano che è stato quello di pensare a quello che sarà il dopo. Ma c'è un altro piano su cui noi ci siamo interrogate, ed era il piano dell'ora, dell'adesso. Cioè, visto che i nostri piani erano saltati per aria, tutta la nostra pianificazione, gli appuntamenti, gli eventi che avevamo strutturato, tutto quello che avevamo seminato si era modificato drasticamente. Cosa potevamo fare adesso? Potevamo fermarci, stare lì ad aspettare che succedesse qualcosa e studiare magari, però c'era una certa inerzia in questo momento, oppure porsi in ascolto. E abbiamo deciso di ascoltare soprattutto una fascia di nostri clienti che sono le piccole e medie imprese, con cui nelle settimane precedenti avevamo fatto un grande lavoro, come accennava anche Gloria, di costruzione di business plan, quindi di pianificazione, di costruzione di scenari nel costruire questi strumenti. E abbiamo detto, dobbiamo ascoltare, capire in questo momento cosa stanno vivendo, qual è il loro bisogno più impellente, più urgente. E per molti di loro che avevano si sono visti una drastica riduzione del fatturato, ma nell'ordine anche di 70-80%, qual era il bisogno più importante? Sopperire a una tensione di tipo finanziario significativa. E allora ci siamo detti, noi abbiamo delle skills, delle competenze che abbiamo maturato nella nostra precedente esperienza. Avendo vissuto tanti anni nel mondo bancario, potevamo mettere a disposizione questi strumenti. Quindi siamo passati dalla fase di ascolto alla fase di messa in cantiere di
strumenti di formazione, di consulenze per risolvere questo bisogno immediato, di mettere cioè in contatto un mondo che noi conoscevamo, di cui conosciamo il linguaggio, di cui conosciamo i processi, di cui conosciamo le metodologie, e il mondo del piccolo imprenditore, del microimprenditore, che in una fase così difficile, in cui si sente spaesato, aveva bisogno di un accompagnamento. Ecco che siamo passati dall'ascolto all'azione e abbiamo ridisegnato quello che era l'attività nei prossimi giorni, delle prossime settimane, per poter rispondere a un bisogno veramente contingente, l'ora, l'adesso, per poter poi avere degli strumenti per affrontare il dopo, quello di cui parlava Gloria. Sicuramente le risposte che noi daremo ai nostri clienti non saranno esaustive, la situazione è in continua evoluzione, però possiamo dare delle competenze significative. E questo è uno degli aspetti che noi riusciamo a superare con loro, perché appunto essendo parte di una rete non possiamo dare una risposta completa, ma ne diamo una parte. Ed è il motivo per cui appunto come piano alfa ognuno di noi cercherà di trovare una risposta ai bisogni di chi ci contatta, e per questo motivo adesso passo la parola a Giovanna. Bene, ciao a tutti, sono Giovanna Chinellato, mi presento un po' di più perché appunto voi probabilmente non mi conoscete, sono dottore commercialista, revisore dei conti e anche consulente aziendale. Collaboro con Roberta e Gloria sulla piattaforma di Piano Bis e in particolare la mia esperienza lavorativa è un po' variegata, nel senso che vengo anch'io dall'ambito bancario, precedentemente ho fatto altre esperienze come lavoratrice dipendente e poi ho deciso che mi sarebbe piaciuto tanto provarmi e cercare insomma di vedere come fosse possibile anche sperimentarmi nel lavoro autonomo e quindi nella mia attività professionale, che è quella appunto del commercialista. Ma la cosa è iniziata successivamente. Allora, tutte queste esperienze, perché ve le racconto? Perché sono delle esperienze che a mio avviso mi hanno aiutato a sviluppare una cosa che ritengo fondamentale, soprattutto in questo periodo, cioè l'attitudine al cambiamento. Cioè il fatto di non essere mai rimasta ferma su un'esperienza, ma di averne sviluppate diverse, questo mi ha aiutato molto. Arrivano 2 mesi fa, e succede quello che è successo. Qual è stata la mia strategia lavorativa personale, no? Allora, il problema in realtà si è posto poco, nel senso che a un certo punto sono uscita dallo studio, ho preso il mio PC portatile, sono arrivata a casa e ho iniziato a lavorare da casa, e quindi in assoluta continuità. Quindi tutto sommato non mi ha creato grossi problemi. Mi sono resa conto solo ieri che questa cosa invece era una cosa straordinaria, perché quando ieri Conte ha fatto il suo decreto, no? Sapete, l'ultimo decreto emesso, proprio quello di ieri l'altro, chiude di fatto tutte le attività che non sono considerate essenziali, e inizialmente pareva anche che tutte le attività professionali in qualche modo dovessero essere chiuse perché ritenute non essenziali. Immediatamente nella chat di riferimento che ho dei commercialisti è esploso un pandemonio, no? Cioè tutti i colleghi si sono sentiti all'improvviso defraudati della possibilità di lavorare. Loro hanno detto: ma perché io non ho avuto questa sensazione? Non l'ho avuta perché in realtà tutto il mio lavoro era già organizzato in cloud ed era già tutto pronto in un PC alternativo portatile che è bastato semplicemente scollegare e riattivare a casa. Allora, questo perché ve lo dico? Perché è evidente che le nostre modalità di lavoro devono, gioco forza, cambiare e adattarsi alle situazioni, e questo lo richiede necessariamente. Quindi, un'attività già gestita in cloud, un'attività che consenta quindi di essere il più possibile capace di adattarsi alle varie situazioni, questo ti permette di essere pronto ad adattarti al cambiamento. L'altra cosa però che mi pareva interessante condividere con voi è questa. Ora, subito nell'immediato, è ovvio che il mio lavoro è cambiato ed è stato stravolto. Per esempio, non avrei mai detto, ma tutta questa settimana io ho lavorato sul decreto Cura Italia, che è un'assoluta novità,
su cui ci stiamo sperimentando tutti quanti, cercando di capire, di elaborare strategie circolari e quant'altro. Quindi velocemente tutto nuovo. Ma e rispetto al mio lavoro vecchio, allora, di fatto il decreto Cura Italia ha posticipato un sacco di scadenze, per cui in qualche modo potrei anche dire vabbè, me la prendo comoda. In realtà la mia strategia lavorativa è diversa. È quella di dire mantengo le scadenze, continuo a fare tutte le cose come se nulla fosse e nel momento in cui ho risolto queste cose ordinarie mi dedico ad altri progetti e quindi sviluppo le mie competenze su altri ambiti. Questa è stata la mia strategia che ho messo in atto. E quindi mi piacerebbe poi anche chiedervi in realtà cosa avete in qualche modo messo in atto e deciso di continuare a fare nell'ordinario rispetto alla vostra attività lavorativa o cosa invece avete completamente stravolto. Riguardo poi alla durata di questo momento, volevo condividere con voi una slide. Questa slide tiene conto di uno scenario che è uno scenario che ha in qualche modo ipotizzato CERVED dicendo che questa molto probabilmente l'impatto che avrà il Covid-19 sulle nostre attività potrebbe essere un impatto più ottimistico base, che è questo che stiamo vedendo, oppure uno scenario che quindi prevede di fatto il rientro alle attività per il mese di maggio-giugno, oppure uno scenario estremamente più drastico che prevede il ritorno alle nostre ordinarie attività solo nel mese di dicembre. Allora, vedete già da questa slide, che è lo scenario base, quindi quello con minor impatto, come tutte le attività che noi fino adesso in qualche modo stavamo mettendo in atto sono destinate ad essere rivoluzionate dai numeri. Quindi si creeranno evidentemente dei grossi problemi su certi tipi di settori, si creeranno però anche altrettanto, d'altro canto, delle grosse opportunità in altri settori. Ecco, questo è tutto e io passerei adesso la parola a Jessica. Buongiorno a tutti. Sono attiva. Buongiorno a tutti, io sono Jessica Traverso, sono la persona che segue, diciamo, la parte di marketing, comunicazione e la strategia promozionale di quella che è una realtà imprenditoriale. Mi occupo di questo, di marketing, appunto dal 2006, arrivando in realtà da una laurea in psicologia. La scelta che ho fatto negli ultimissimi anni è stata quella di dedicarmi alle micro realtà, quindi esattamente in linea con il cliente tipo di Piano Bis, ed è per questo che ci siamo conosciute, perché ritengo che una piccolissima realtà abbia esattamente le stesse necessità da un punto di vista di promozione e di vendita rispetto ad una realtà invece, ad un'azienda più strutturata. Diciamo, come ha detto appunto Gloria all'inizio, la riflessione che io ho fatto in questi giorni è che il cambiamento fa parte della vita di chi ha la partita IVA. Io dal 2006, da che ho iniziato a lavorare, credo di aver cambiato credo almeno una volta ogni due anni il mio modello di business o la tipologia di servizi che sono andata a proporre ai miei clienti. E quindi in realtà proprio per anche forma mentis, nel momento in cui c'è stato questo stop, in qualche modo ho reagito in maniera estremamente razionale, cosa che comunque mi appartiene, e ho ripescato tutte quelle competenze che ho sviluppato nel tempo nella gestione del cambiamento dell'emergenza. La cosa su cui io mi sto concentrando in queste settimane con i miei clienti in realtà è quella di fare un'analisi di quelli che sono i prodotti e i servizi che funzionano e quelli che non funzionano e il motivo. Quindi stiamo andando a cercare di capire quali sono i punti di forza da sviluppare ulteriormente perché magari non sono stati sufficientemente rafforzati negli anni insomma, precedenti, e quelli che sono dei punti deboli sui quali andare a lavorare per o
accantonarli come prodotti e servizi, oppure implementarli cercando di migliorarli. Quindi sto cercando di utilizzare questo tempo in modo tale da permettere ai miei clienti di fare un'analisi di se stessi, punti di forza e punti di debolezza, appunto, in modo tale da essere pronti e preparati poi per quello che sarà il momento in cui ritorneremo, diciamo, ad una vita normale, che non sarà quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma probabilmente sarà magari anche qualcosa di che può darci delle opportunità in più. Quindi è il caso di farsi trovare preparati. La domanda che io vorrei fare a voi è: quali sono i vostri punti di forza, quali sono i vostri punti di debolezza e come state pensando di utilizzarli poi prossimamente? Lascio l'ultimo intervento ad Alessandro, e così sentiamo anche qual è la sua strategia al cambiamento. Ciao a tutti, buonasera di nuovo. Io sono Alessandro Conforti, laureato in psicologia, coach professionista, e mi occupo di portare le persone da uno stato di insoddisfazione, frustrazione e confusione a uno stato in cui hanno più stimoli, interesse a costruire il proprio futuro e a realizzarsi come persone. Utilizzo la creatività, cerco di stimolarla con delle tecniche, e qui darò un piccolo esercizio che è preso da Edward De Bono, un po' adattato al momento che io ho vissuto. 19 marzo, un mese fa, svolgo un evento sui Colli a 5 km da Po. Il giorno dopo scoppia la notizia del virus. Allora, prima reazione che ha avuto Alessandro è stata blocco totale, preoccupazione e un po' di ansia. Ed ero bloccato per 3 giorni, non sapevo che cosa fare concretamente, non riuscivo nemmeno ad avere ispirazione a scrivere un post su Facebook. E allora ho detto: no, devo fare qualcosa, devo agire, bisogna mettersi subito in azione, perché è così che la creatività funziona. Che cosa faccio? Da dove parto? E allora mi sono detto: parto in questa situazione di carenza di risorse da risorse che ho già, e due, da risorse che non ho ma che posso immaginare. E allora, un esempio, la mia ansia l'ho gestita partendo con quello che io già conoscevo di me. Quindi cosa ha già funzionato dentro di me? Una domanda che utilizzo nello sviluppo di intelligenza emotiva mia e di altri. Cosa ha già funzionato? Io sapevo che l'ansia sarebbe scomparsa, la preoccupazione pure, se mi fossi seduto nel mio spazio con la mia candela, il mio profumo, a pianificare il mio futuro. E allora così è stato, mi sono seduto e ho iniziato a stare un po' meglio. La seconda strategia è quella di proiettarmi in un futuro. Allora, ho immaginato due futuri. Uno in cui ritorna tutto come prima, e l'altro che perdo tutto. E voglio utilizzare questo perdo tutto anche con voi. Nel primo, il risultato è lo stesso futuro, lo stesso presente di ieri. Mi ha dato vita a delle nuove azioni, che erano quelle semplicemente di aggiornare pagina Facebook, sito, LinkedIn, fare tutte quelle cose che solitamente non si fanno perché si ha poco tempo, oppure non si è mai riflettuto su questo. Quindi ho utilizzato il tempo per prepararmi a ritornare in campo. Nell'altro caso avevo lo scenario del perdo tutto, quindi lo scenario peggiore. E adesso vi mostro, condividendo lo schermo, uno schema che potete anche utilizzare voi stessi, preso dal ventaglio dei concetti, che è una tecnica di De Bono. Ditemi se lo vedete. Vedete? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, questo processo funziona immaginando il futuro e andando a ritroso. Quindi immaginiamo un futuro in cui perdo tutto, è lo scenario peggiore, e questo va bene per tutti. Il secondo passaggio è quello di entrare nel merito dei dettagli. Che cosa perdi nello specifico? Quindi io mi sono detto: perdo corsi di gruppo, perché ne avevo già fissati per 2 mesi, e corsi individuali, ero praticamente senza lavoro. Come faccio adesso ad avere delle nuove idee?
Questo mio esempio per te può essere l'acconciatura se lavori come parrucchiere o non so che cosa, i tuoi prodotti specifici, i tuoi servizi. Passo indietro, entro in merito ai miei valori, cioè i valori che stanno dietro quell'azione lì. La domanda è: ciò che perdo, a cosa è utile per l'umanità, per la società? E allora ho detto, i miei corsi di gruppo servono per fare formazione, educazione civica ed incompetenze trasversali per dipendenti di azienda, far crescere le persone e gli imprenditori. E poi i miei corsi individuali servono per, ho sbagliato qua, formazione e sviluppo di progetti individuali. Ok? Allora, partendo da questi valori qua, passo indietro. La domanda che mi devo porre è questa: quali nuove idee posso avere? Cos'altro posso fare, tu puoi fare, che rispecchia quei valori là? E allora, ciò che prima non avevo in mente, adesso è emerso. Cioè, mi sono detto, ok, creo delle aule virtuali, faccio dei corsi online, oppure inizio a scrivere il libro. Mi hanno contattato per un libro, l'avevo snobbato, adesso li ricontatto, vediamo se riesco a far partire quest'altro progetto. In quest'altro mi sono detto che okay, faccio un percorso online, strutturo bene e dedico il tempo per fare questo percorso online. Come va, va. Magari ritorna come prima, magari no, magari non funziona, ma intanto mi metto all'azione. E questo mi ha dato sollievo perché ho avuto la possibilità di mettermi al lavoro quando in realtà non c'era. Un lavoro di preparazione per il futuro, ma la speranza che comunque ci rimettiamo tutti in pista. Se poi avete delle domande specifiche potete farle, come abbiamo detto all'inizio, sull'indirizzo email oppure in questa chat. Alessandro, togli la condivisione. Sì, sto cercando di trovare il... In alto, col cursore c'è... Va bene, finché io ci riesco voi... Gloria, questo è il bello della diretta, stop share, ok, voilà, fatto. Non ci sente Gloria? No, Giovanna, ok, eccola, voi sapete che Zoom è impietosa, significa che abbiamo solo 5 minuti di tempo e poi la connessione salta, ma quando abbiamo progettato questa serata volevamo rimanere nei tempi e con l'obiettivo di ridarci appuntamento più avanti per continuare questa condivisione di strategie. Sarà sempre più fondamentale farlo nelle prossime settimane in vista poi di una ripartenza che speriamo sia la più veloce possibile, ma in realtà, come avete potuto anche sentire, già ora ci sono tante piccole ripartenze, ci possono già essere oggi. Questo è un buon momento in cui non rimanere bloccati. Ci farebbe piacere continuare questo dialogo, che vorremmo veramente la prossima volta fosse un dialogo. Oggi volevamo anche presentarci perché, oltre ad animare il gruppo Piano Alfa su Facebook, non ci eravamo mai presentati e quindi abbiamo detto questa può essere un'occasione per presentarci e per raccontare anche qualcosa di noi in una fase così delicata anche delle nostre vite professionali. E quindi l'invito è quello di continuare a seguirci sulla pagina Piano Alfa, ma anche di rivederci la settimana prossima. In questo caso non lunedì, ma martedì sera, sempre alle ore 21, con l'obiettivo di incrementare il dialogo e quindi di condividere le strategie di ciascuno che in questo momento possono tornare utili. Quando abbiamo creato Piano Alfa, l'abbiamo creato proprio con l'obiettivo di condividere le competenze professionali, perché nessuno è un'isola e a maggior ragione la situazione che stiamo vivendo la sta evidenziando. Siamo talmente interdipendenti e interconnessi ormai a livello globale che anche la sfida emergenziale si vince tutti assieme. E quindi è chiaro che anche qua siamo di fronte a una nuova sfida, a un nuovo mercato che si presenta, anche a delle nuove opportunità, non soltanto dei limiti che stiamo vivendo, e che è un qualcosa che possiamo affrontare, vivere e superare assieme. E quindi l'invito che vi facciamo, come gruppo Piano Alfa, quindi
parlo io, ma parlo anche a nome appunto di Giovanna, di Alessandro, di Jessica, di Roberta, è proprio quello di rivederci per un ulteriore momento di condivisione martedì prossimo alle ore 21. E ci farebbe piacere se volete anche invitare altre persone, noi continueremo ad invitare quelli che fanno parte anche della community Piano Alfa, proprio per ritrovarci a parlare dei nostri futuri professionali, dei nostri attuali presenti, perché quello che io semino oggi è ciò che raccoglierò domani. E quindi ci prendiamo il nostro rastrellino e insieme è un buon momento per vangare, arare, preparare il terreno per tanti nuovi progetti di cui sicuramente che il nostro paese avrà bisogno e ci sarà sicuramente bisogno di ciascuno, delle competenze di ciascuno anche per gestire una ripresa. Ecco, sono stata nei tempi, quindi Zoom dice che abbiamo ancora un paio di minuti e quindi se qualcuno ha voglia di dire qualcosa, un saluto o quant'altro, ma poi... Ah, Zoom in questo periodo ha tolto il limite. No, non ci ha tolto il limite. E noi ce l'abbiamo ancora, Tiziano. Non so perché, ma la connessione cade dopo 1:40. Quindi, bene. Intanto vi ringrazio tantissimo e vi ringraziamo tutti. E spero che ci sarà modo veramente di ascoltare ciascuno di voi la prossima volta, quindi preparatevi perché ci sarà spazio per tutti. Se qualcuno vuole anche scrivere prima, sì, ho qualcosa da condividere, in modo che noi facciamo già magari una scaletta anche dei prossimi interventi. Apriamo tutti i microfoni, Giovanna, ce la facciamo questo ultimo minuto? In modo che così se volete salutare... Vediamo se ce la faccio perché siete tanti. Ciao a tutti, buona serata. Anita ci organizzerà una festa a distanza la prossima volta. Grazie. Ti farò vedere Anita martedì che ci organizzi un party a distanza. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.